Pace a tutti, sono Maria Zini, frequento la chiesa della comunità di Caserta, il mio pastore è Emanuele Guasco e in quest'oggi voglio raccontare in breve la mia testimonianza di fede e di salvezza che ho ricevuto da parte del mio Signore Gesù. Dovrei raccontare che io fin da piccola ho ricevuto dai miei genitori un insegnamento cristiano e un insegnamento sono stata comunque portata avanti avendo sempre dei buoni valori morali. Da parte di una mia zia che era evangelica, io frequentavo la scuola domenicale e da un lato c'era un mio zio che era sacerdote dei Salesiani. Quindi ho avuto abbastanza come insegnamento religioso, ma c'è stata una svolta nella mia vita all'età di 16-17 anni che ho dovuto prendere una decisione. Ho scelto di seguire Gesù perché un giorno mentre stavo a casa mia, chiusa nella cameretta, pregavo perché mi sentivo vuota. Pur essendo una ragazza che studiavo e davo tante soddisfazioni ai miei genitori con lo studio, però mi sentivo vuota dentro e ricordo che quel pomeriggio mi misi ai piedi del Signore, lo iniziai a invocare, leggevo la Bibbia e in quel momento sono scoppiata in un grande pianto, mi sono liberata e sentivo una grande pace. Io voglio ringraziare il Signore perché ho incontrato un Dio vivente nella mia vita, non un Dio morto che non si prende cura di noi, dei nostri problemi. E voglio raccontare a voi quello che il Signore ha fatto nella mia vita. E il primo grande miracolo è stata la salvezza, ricevere Gesù nel mio cuore, ma il Signore mi ha toccata anche nel fisico, guarendomi da un'ernia cervicale. Infatti era un periodo che io ero incinta e non lo sapevo, ero sottoposta a radiografie, TAC, risonanze magnetiche e poi scoprii che ero incinta. E il mio medico mi disse che mio figlio sarebbe nato con delle malformazioni e potevo anche comunque abortire, perché mi trovavo proprio in quei giorni che potevo abortire, ma io, questo era contro di me. E io e mio marito decidemmo di portare avanti questa gravidanza perché ci affidammo nelle mani del Signore. Durante una notte, erano passati già 3-4 mesi, durante una notte sentii un tonfo nella mia pancia, mi svegliai di soprassalto, mi girai verso il comodino, presi la parola di Dio che era già aperta e lessi dal Salmo 127 che i figli sono un dono dell'Eterno e che il frutto che portiamo nel grembo è un premio da parte di Dio. E quella notte svegliai mio marito e dissi: Enzo, non abbiamo paura, nessun timore, perché nostro figlio è sano e ti dirò di più, sarà un maschio, perché già avevo due femminucce. E quindi la nostra gioia sarebbe stata anche quella di avere un maschietto. Passarono i 9 mesi e per la gloria di Dio ho dato alla luce un figlio maschio, sano, e oggi ha 29 anni e per la gloria di Dio che racconto queste cose. E nel frattempo io che avevo quell'ernia cervicale e che fui bloccata nella spalla e tutto il braccio sinistro, mi accorsi che non avevo più dolori e sono andata avanti così per fede, sentendo che Gesù mi aveva guarito anche da quest'ernia cervicale. Dopo 10 anni ebbi un incidente stradale e in questa macchina mi trovavo io e mio figlio. Mi portarono in ospedale e mi fecero delle radiografie e il radiologo mi disse: Signora, ma lei è stata operata a qualche ernia cervicale? E io dissi: No, non ho avuto nessun intervento. E lui mi disse così: Mi sembra strano perché lei ha un'ernia cicatrizzata, sulle fibre si vede una cicatrice. E io lì ho capito ancora di più. Il Signore mi ha testimoniato, lui, che ero stata guarita completamente da quest'ernia. Da allora non ho avuto più dolori alla cervicale, anzi, per dirvi ancora di più, siccome sono un'insegnante, stavo facendo dei documenti per avere l'invalidità civile in modo che avrei scavalcato tantissime persone, ma dovetti rinunciare a tutto perché il Signore mi aveva guarito e quindi non mi importava più andare avanti in queste graduatorie. E questa è la mia testimonianza. Il Signore ha fatto tanto nella mia vita. E il Signore mi ha dato due figlie, questo figlio maschio. Mio marito era un operatore
ufficiale della Marina Mercantile in America. E lui diceva sempre che avrebbe lasciato questo lavoro perché si sentiva troppo lontano dalla famiglia. E venne che sulla nave ci fu un incidente, ci fu uno scoppio nella sala macchina e morirono tre colleghi di mio marito. Mio marito fu miracolato perché quella notte il comandante non lo chiamò a fare il turno e lui disse che questo era un segno da parte di Dio, che doveva lasciare comunque la navigazione, e così fu. Però poi ci siamo ritrovati con tre bambini e lui non aveva un lavoro e vivevamo così alla giornata e non volevamo dare dei pesi, dei problemi alle nostre famiglie, ma posso dire che il Signore si è fatto sempre avanti, non ci è mai mancato il piatto sulla tavola. Siamo andati avanti così per circa 2 anni. Poi il Signore ha fatto una cosa meravigliosa, ha fatto trovare un bel posto di lavoro a mio marito e mi ha fatto prendere a me l'insegnamento. Il Signore è andato oltre, non ci ha dato un solo lavoro, ma 2 lavori. Io voglio dire a chiunque sta ascoltando questa testimonianza che in qualsiasi problema tu ti possa trovare, l'unica cosa che devi fare, ti devi rivolgere al Signore Gesù, a quel Dio vivente. Apri la parola di Dio, hai una Bibbia a casa tua, aprila, leggila, il Signore ti risponderà, il Signore ti porterà fuori dalla condizione in cui ti trovi, perché il Signore ancora oggi fa grandi miracoli. E io lo posso dire che dopo tanti anni io sono felice, sono contenta, sono gioiosa di servirlo, e ho fatto una promessa a lui che voglio servirlo per vita e per morte, perché lui ha fatto tanto per me e io quel poco che posso fare lo voglio fare pienamente. Non scoraggiarti, non mollare, vai ai piedi di Gesù e lì troverai la risposta. Il Signore sia lodato.